Ciao, eccoci qui a un nuovo video haul. Questo è un haul pre-natalizio, praticamente sono degli acquistini che ho fatto sotto il periodo di Natale, ma sono state delle vere e proprie occasioni, quindi vedete quando io vi dico io non acquisto con i saldi perché ho già i miei punti vendita dove trovo delle cose abbastanza convenienti e molto carine. Sono tutti acquisti di mercato questa volta, quindi non c'entrano i cinesi, non c'entra l'OVS. Sono tutti acquisti così di bancarelle di mercato. Non è roba usata, però io riesco lo stesso ad acquistare in maniera molto parsimoniosa. Allora, iniziamo subito da questo giaccone che all'inizio mi sembrava quasi un cappotto perché vedete qui sulle maniche è un po' trapuntato. Ha questa lavorazione molto carina. Sembra quasi trafilata, ecco. Io ho preso la taglia più grande, tripla XL, ma calzano veramente molto bene, quindi addosso non sono né troppo stretti né enormi e non fanno affatto l'effetto omino Michelin. C'era bordeaux e nero, io l'ho preso nero, poi se magari così avrò dei soldini a disposizione, cercherò di acquistarlo magari anche bordeaux, però come acquisto principale ho pensato il nero perché magari ha un colore che metti su tutto, perché ha un colore elegante. Allora, scusatemi per questa voce che ormai mi trascino video su video ormai da mesi, però mi è rimasta questa voce dopo non l'influenza, però insomma, diciamo così, alcune situazioni di raffreddamento. Allora, mi piace molto perché è leggermente avvitato, quindi magari per chi è formosa come la sottoscritta va bene lo stesso perché non mette in evidenza le forme. Se ci riesco, ma non sono sicura, poi farò anche la parte indossata. Cercherò di farvelo vedere, farò il possibile, però insomma, se non metterò la parte finale con i capi indossati, sappiate per chi è un pochino largo di fianchi, butta bene lo stesso questo genere. Sicuramente in tutte le bancarelle del mercato lo potete trovare e niente, mi hanno detto che è la copia di Desigual. Non lo so, perché io di marchi non è che me ne intendo molto, mi piaceva, l'ho preso, punto e basta. È molto morbido, calza molto bene, è morbido. Allora, il marchio è, questo marchio si chiama Non Solo Moda, Non Solo Moda, che ha ripreso un po' Elissa. Elissa, mi ricordo avevano lo stesso cartoncino, insomma, sono quei marchi che insieme a HDD, quei marchi lì, insomma, vale veramente la pena. Allora, questo costava, qui non c'è il prezzo, costava 40 euro e me l'ha lasciato a 30 euro perché sono io. Quindi insomma ne balza veramente la pena. Dici perché sono io, perché sono famosa, io dei bijou di Rick e Mary? No, perché sono una sua cliente, quindi è una ragazza tunisina molto carina, vende marchi made in Italy, sono tenuti per bene anche se sono venduti al mercato e niente, è una ragazza squisitissima, lo so, tanto è inutile che io ve lo dico, chi non è della mia zona non può andarci. Poi magari Chiara o Gabriella, se volete saperlo, a voi in privato magari vi dico in quale punto si trova, mi riferisco a due miei followers della mia stessa città. E niente, ah, poi ecco, c'è un'altra cosa, c'è il cappuccio. C'è il cappuccio che è incorporato dentro ed ha tutta questa lavorazione qua. Allora, siccome non ero sicura che si era visto bene praticamente di là con la luce, ve lo faccio vedere qui alla luce naturale. Vedete com'è la lavorazione? Viene in questa parte qua, fino qui. Poi giù da piedi lo ritroviamo e sulle maniche, cioè è carinissimo, è veramente carino.
anche sul colletto, vedete? Ecco, vedete? Allora, non so dove appigliarlo, aspettate. Ecco, questa è la parte dietro, vedete? Viene qua dietro la lavorazione e poi di nuovo giù in finale. Allora, spero siate riusciti a vederlo bene. Allora, lo stesso giorno che ho preso quel piumino cappottino, ho preso anche questo maglione. Ero indecisa se prendere anche quello grigio, vabbè, però poi alla fine ho optato per questo color senape. Questo perché? Perché comunque io ho tanto nero, tanto grigio, e allora ho detto perché non prenderlo magari color senape, perché è uno dei colori che magari va tanto durante quest'anno, e quindi magari, insomma, perché non usarlo? Non me lo sono lasciato sfuggire per due motivi. Innanzitutto il prezzo, 5 euro, costava 10 euro e me l'ha lasciato a 5, e poi perché mi piace la lunghezza e la larghezza. Cioè, io una volta portavo tutto stretto, poi perché insomma ero più giovane, ero anche più magra, diciamo la verità, e adesso insomma mi piacciono un pochino le taglie oversize, le taglie un pochino comode, mi piace insomma sentirmele praticamente morbidi addosso, sia le maglie che le giacche, i pantaloni, eccetera eccetera. Allora, mi piace molto, come vi ho detto, anche vedete qui viene un pochino scampanato. Anche questo, se ci riesco, poi se mi ricordo ve lo farò vedere indossato. Anche questo è un acquisto da mercato, e poi alla stessa bancarella. E adesso vi farò vedere altre due cose, che poi sono le ultime che ho invece acquistato 15 giorni prima, 20 giorni prima, una cosa del genere. Anche quelle sono state due belle occasioni. L'altro acquisto che vi dicevo, che avevo fatto nei giorni precedenti, in qualche settimana prima, è stata questa t-shirt camicia, che avete già visto, perché io la presi color verde, siccome l'aveva abbassati i prezzi, anche questa 5 euro, e siccome niente, le temperature erano ancora calde, e ho deciso di fare questo acquistino. Perché? Perché l'ho trovato utile da indossare sia in autunno che in estate, che a primavera. A primavera semplicemente così, poi vedete alle maniche che comunque si possono sciogliere, quindi allungare o tirare su come sono adesso, hanno il laccetto qua con il bottoncino, e d'inverno magari con sotto un lupetto, oppure quelle t-shirt che hanno, che sono fatte praticamente con il colletto e i bottoncini, quindi con qualcosa di carino da portare sotto, e oppure anche con altre magliette a girocollo magari, che si intravede, ecco, cioè magari così l'alternanza del collo con un altro collo, e potrebbe essere comunque un outfit molto carino da indossare. E ho detto sì, perché non prenderla. Anche il colore è un colore portabilissimo sia in primavera che in autunno, e quindi niente, mi sono fatta questo acquistino. Poi guardate che carino che c'ha qua, vedete? Ah, tipo brillantini, una balsa con dei brillantini, e quindi questo è stato uno dei miei acquistini, e fatti al mercato, di quelli economici, carini, che ci piacciono assai. E in ultimo vi faccio vedere questa camicetta che ho preso. Sono quelle camicette maglie elasticizzate, carine carine carine, se la trovo ancora, voglio prenderne un'altra di colore beige, quindi questa invece è un marroncino scuro con questi fiori, vedete, che vanno dall'aranciato alla bianco panna. È carina, è veramente carina, e calza molto bene, quindi mi confonde i fianchi, non mi ingrossa, non mi fa omino Michelin, che era la stessa paura che avevo con il cappotto che vi ho fatto vedere prima.
È carina da indossare su gonne, su pantaloni, su outfit eleganti o così casual. È veramente, cioè, è stato un acquistino carino carino. Questa costava 15 euro e me l'aveva lasciata per 10 euro. E niente, vorrei trovare delle bancarelle che abbiano così dei prezzi ancora più bassi, quindi da 5 euro in giù, però non è facile, almeno nella mia zona e almeno per la mia taglia. E anche perché sì, ce ne sono alcune anche con degli abiti firmati, però taglie piccole, piccolissime, striminzite praticamente. Devi essere proprio una pupetta, insomma, ecco, devi essere bassa, esile, e non è il mio caso, insomma. E niente, io spero che questo video vi sia piaciuto, che abbiate preso spunto per degli acquisti economici e soprattutto utili. Vi mando una smacca grande grande e ci ritroviamo al prossimo video.